Ore 8 di sabato 30 gennaio in Piazza Massina e Viareggio. Il Carnevale Virtuale 2021 è ufficialmente iniziato con l'alza bandiera che si è svolta in modo formale per evitare assembramenti, come richiesto dalla Fondazione Carnevale, che non ha dato orari precisi, ma ha fortemente voluto che il vessillo del buon umore sventolasse sulla città di Viareggio. Oggi sarebbe iniziata la grande festa, quella più amata in città, il corso mascherato sui viali a mari, ma il Carnevale 2021, come ormai noto, non si terrà nella consueta collocazione invernale, causa Covid, e slitterà per la prima volta in quasi 150 anni alla fine dell'estate. È un anno veramente strano e pensiamo che tutti abbiano voglia di un po' di speranza. Burlamacco parte sempre da Viareggio e quindi anche in questa occasione comunque il Carnevale c'è. Con un abbraccio a tutti. Saranno 5 i corsi mascherati del 2021, il primo sabato 18 settembre e il gran finale sabato 9 ottobre. Sarà un carnevale universale dedicato alle tradizioni, alle storie e alla cultura del carnevale in tutto il mondo. All'alza bandiera erano presenti, oltre alla presidente Marcucci con i suoi consiglieri e collaboratori, il sindaco di Viareggio, il prefetto, il presidente della regione, vescovo di Lucca e naturalmente Burlamacco e Ondina. Ma meno male che continua lo spirito a Viareggio, lo spirito del carnevale, anche se quest'anno sarà, diciamo così, in veste inusuale, però io parto anche dal concetto che la forza di una città è anche quella di riuscire a modificare le tradizioni rimanendo se stessa. La regione toscana manterrà il contributo promesso per il Carnevale di Viareggio? Ormai è qualche anno che il milione di euro che la regione dà di contributo viene confermato, è stato uno dei miei primi atti da quando sono diventato presidente della regione con la terza variazione di bilancio. Nell'autunno di quest'anno l'abbiamo fatto e lo rifaremo anche per quest'anno. Questa occasione per Viareggio non è solamente qualcosa che ha a che fare con il divertimento, è un momento di identità, di comunione, anche di riflessione ironica, per cui penso che vada comunque incoraggiata, sostenuta, ritenuta qualcosa di significativo per tutta la comunità civile ed ecclesiale. Viva i carri!